Senatore Nencini, mai come in questi ultimi anni si è parlato tanto di scuola, di finanziamenti, di problemi, però alla fin fine i nodi al pettine sono sempre gli stessi, come mai? I nodi al pettine sono in parte gli stessi perché la situazione della scuola italiana non era una situazione facilissima, dagli edifici scolastici da una parte, in larga parte non antisismici, fino anche allo stipendio, alle indennità che percepiscono gli insegnanti. Oggi però i soldi ci sono, il recovery prevede molte poste di denaro per la scuola e per l'università, vanno spese bene, soprattutto vanno spese facendole precedere da una nuova filosofia dell'insegnamento e tornando a sacralizzare la figura dell'insegnante. Appunto, come si sacralizza la figura dell'insegnante? Oggi è la giornata mondiale del docente, ricordiamolo. Intanto riconoscendo loro il ruolo che hanno. L'insegnante non è un dipendente pubblico e basta, lo è ma non lo è. L'insegnante è una persona, una donna, un uomo che ti educa alla vita, che ti insegna a conoscere, ti educa a pensare, quindi è molto più di un rapporto di lavoro con lo Stato. Senta, a questo convegno un'ultima domanda, è stato ipotizzato un'accusa molto pesante, quasi una sorta di didattica imposta dallo Stato. Lei è un uomo dello Stato, un senatore, come risponde a un'accusa così, un'ipotesi di accusa così pesante? Beh, l'ho visto come una preoccupazione. So che Bianchi, da vecchio liberale, probabilmente se ne terrà fuori, lo spero.